Benvenuti Picciotti in questo nuovo video di Fam Gamers alle prese con i dinosauri di Jurassic World Evolution 2. Abbiamo completato al 100% tutto quello che riguarda sia la campagna che le teorie del caos, tranne tutti i DLC in più che vedremo di prendere più avanti, e accogliendo i vostri suggerimenti ho deciso di cominciare le modalità sfida. Intanto, per chi si fosse perso gli episodi precedenti, avete tutta la playlist con la campagna e le teorie del caos qui sopra. La prima sfida, come vedete, in sfida siamo allo 0%. Le faremo in ordine cronologico, è quella del Canada, una località pittoresca sulle montagne canadesi che ospita diverse specie in via di estinzione. Può porre sfide ben più arde di quanto il paesaggio rilassante lascerebbe supporre. Abbiamo diverse ricompense che sono dei geni estetici di alcuni dinosauri. La difficoltà credo che dipenda dal tempo, dai soldi iniziali e tutto. Vabbè, noi lasciamo media perché voglio semplicemente creare un parco fantastico, non mi interessano i dettagli. E iniziamo. Ce l'hai fatta, ti do il benvenuto in Canada. Questa è una riserva costiera abbandonata e un'ottima occasione per dimostrare le tue doti di gestione di un parco. Oh, dai un'occhiata all'intero sito perché potresti imbatterti in qualcosa che sia interessante per il pubblico. Allora, la sfida come funziona? Acquisisci dinosauri, progressi nella ricerca, aumenta le tue entrate e aumenta la tua valutazione del parco. Vabbè, dobbiamo creare un bel parco. Vediamo subito i confini. Abbiamo questa zona chiusa qui. Questa zona qui davanti. Ok. Un'altra zona chiusa qui, molto più piccola. Ok, direi che nella prima zona, questa qui, ci buttiamo con gli erbivori. Vedo che già ce n'è uno. E cominciamo a costruire tutto. Intanto preparo il primo recinto, visto che fra i primi obiettivi che vedete in basso a destra c'è quello di liberare un dinosauro, creare interesse parco, creare un servizio di copertura cibo e ricavare almeno 100.000 dollari al minuto. Costruiamo il primo recinto. Messaggio urgente: eccesso di materiale edilizio. Vendiamo quello che è in eccesso. Nel frattempo vi faccio vedere la situazione. Qua ho creato due gabbie per gli erbivori e qua l'incubatrice. Ho già la centrale elettrica e mi sono già mangiato i miliardi per quanto riguarda i soldi. Questo lo volevo spostare più centrale. Ok, direi che qui dovrebbe andare benissimo. Allora, tra virgolette, ho già fregato un dinosauro. E qua abbiamo il nostro centro di risposta. Nostra prima gabbia erbivori, seconda gabbia erbivori. Squadra di cattura col centro di risposta. Abbiamo la nostra centrale elettrica, centro di spedizioni, centro sviluppo scientifico. Allora, questo che è il nostro generatore, dobbiamo portarlo in questa zona. Casomai è un problemino, abbiamo subito la capacità di essere operativi per quanto riguarda l'energia. Abbiamo appena sbloccato anche la struttura paleomedica. Dov'è? Ah, ok, dobbiamo aprire il nodo di ricerca. Ricerchiamola al volo. Perfetto, siamo veramente a buon punto. Adesso l'idea sarebbe creare qualche dinosauro. Allora, partirei dagli Struthiomimus, che costano veramente poco, anche se gli Amargasauro mi ispirano tantissimo. Partiamo da questo, e la possibilità che sia affamato è veramente alta. Vediamo se ci fa modificare il genoma. No, ancora non l'abbiamo ricercato. Va bene, allora vai. Dai, controllate lo stato. Fate finta che sia già Ho un nuovo nostro. obiettivo da proporti. Aumenta il numero di dinosauri nel parco. Costruisci qualcosa di nuovo, aumenti il numero di specie. Io proverei a fare la prima sfida. 6 dinosauri. Oh, ne ho fatti 7, ragazzi. Ho fregato il sistema. Ok, la nostra struttura paleomedica è pronta. Abbiamo la sfida. Liberiamo i Struthiomimus.
Che sono belli. Mamma mia, sembrano proprio degli struzzi. Guarda uno struzzo Unemo. Poi dai un'occhiata a questo dinosauro, lo Struzio Mimus, e dimmi se non noti un collegamento. Questo è uno dei dinosauri più aviformi tra quelli che abbiamo riportato in vita. Al posto dei denti, ha un vero e proprio becco. È un erbivoro che ama spostarsi in branchi. Una fantastica aggiunta al parco. Ok, sediamoli e spostiamoli di là. Abbiamo sbloccato finalmente la sfida metabolismo imminente. Qua sta nevicando, che è sto casino. Ci occupiamo di dinosauri ogni giorno. Non poteva essere un incarico a preoccuparci. Allora, cominciamo ad avere i nostri visitatori. Che la valutazione del parco è salita, apparentemente grazie ai tuoi sforzi. Non so cosa dire, davvero, non lo so. Forse ben fatto o qualcosa del genere. Beh, è contento, sembra. Due dei nostri ragazzuoli sono malati, intanto vediamo al volo le esigenze. Hanno bisogno di foglie basse a non finire. Foglie basse. Foglie basse. Vi siete soddisfatti? Spero. Allora, un avvelenamento da alghe e i bisogni non soddisfatti. Ok, ok, gli passerà a momenti. Perfetto. Allora ragazzi, punto della situazione. Qua abbiamo le nostre zone erbivore, dove abbiamo brachiosauro, le galline. Dove stanno le galline? Sono sempre nascoste queste galline. Aspetta, aspetta, mo lo dico. Aspetta, aspetta, aspetta. Eccole qua le gallinelle. Perfetto, sono tutti soddisfatti della zona. Brachiosauro un pochino meno. Qui ancora non abbiamo nessuno. Adesso andiamo a mettere altri erbivori qui per aumentare le specie di dinosauri e i guadagni. Allora, volevo mettere questo. Vediamo. Cambierei il colore della pelle in rosso. Non me lo fa ancora modificare più di tanto. Vabbè, assegniamo gli scienziati e speriamo bene. E facciamo anche qualche altro stuto coso. Esigo solo il meglio da te. Il prossimo obiettivo dovrebbe darti. Obiettivo arrivato. Dimostralo a me, ma anche a te. Allora, aumentiamo i profitti. Aumentiamo il genoma. Genoma. Studio Mimus con la modificazione genetica sfamato. È stato molto semplice. Pure troppo. Manca solamente un minuto, vediamo se ce la facciamo. Aspetta, forse ce la faccio liberarli qua, liberandoli qua. Vai! Vediamo se ce la facciamo così con l'obiettivo. Sì! La scienza è tutto e conquisteremo ogni frontiera che ci verrà offerta. Ottimo lavoro. Grazie, grazie, grazie. Liberiamo anche i gigantoni. Va bene, va bene. Siamo riusciti a fare anche questo. Allora, dormettiamo i ragazzi e li portiamo a casa. I nostri amargasauri, che vi faccio vedere subito. Guardate che sono belli, dovrebbero essere ben due. Stupendi, stupendi davvero. Il secondo è un pochino più agitato. Ho voluto recuperare. Ho bisogno di fibre basse e tutto. Adesso li addormentiamo e li portiamo nella loro casetta nuova, che sarà questa. Perché loro non si trovano bene con il brachiosauro. Quindi meglio evitare di metterli insieme. Intanto vediamo le loro esigenze, così da sistemare subito. Fibre basse, foresta e acqua. Che la foresta qui ce l'hanno. Al massimo gliene mettiamo un altro po' qui in questa zona. Ok. E fibre basse. Perfetto. Nel frattempo volevo fare anche dei Nasutoceratop, però vedo che abbiamo
troppo poco genoma. Vediamo se riusciamo a fare una ricerca per aumentarlo. Nasuto ceratop, abbiamo qualcosa. Ehi, non c'è nulla. Ok, eccoli qua, li abbiamo trovati. Vai. E loro possono andare intanto nella casetta nuova, aumentando anche l'interesse dei visitatori per il parco in questo modo. Ottimo. Vediamo a che punto è invece la situazione dei recinti. Possiamo migliorare finalmente qualche recinto. Quanto riguarda l'energia, dobbiamo portare ancora la protezione del parco più alta. Comfort visitatori anche. Le attrazioni per il tour ancora manca tanta roba. Vediamo se ci dà qualche miglioramento dell'infrastruttura. Va bene. Ci mancano i soldi al momento, ragazzi. La base di tutto sono i soldi. È arrivato il momento di fare qualche Nasutoceraptor. Vai. Ottimo, non vedo l'ora di farli uscire e liberarli in questa zona. È arrivato il momento di liberare i nostri Nasutoceratopi. Guardate quanto sono belli. Poi hanno quella specie di occhi disegnati sopra. Quelle corna tipo da toro, bufalo, vacche. Stupendi. Ecco un obiettivo a cui dovresti decisamente dare uno sguardo. Aumenta i profitti del parco, fa sì che un dinosauro condivida il recinto con una specie gradita. Modifica il genoma di un dinosauro in maniera specifica. Mi ispira questo, ragazzi. Questo genoma è preziosissimo per la nostra ricerca. Assicurati che arrivi agli Devo scienziati. farlo longevo, un amargasauro longevo. È un po' un casino qui. Devo vedere se per quanto riguarda l'amargasauro abbiamo il genoma sbloccato nelle spedizioni. Mostra fossili. Vendiamo, vendiamo, vendiamo. Amargasauro. Perfetto. Ok. Qualche minuto quanto ricercano il genoma. Nel frattempo stiamo facendo un po' di soldi, meno male perché dovremmo farne alcuni, perché per avere il genoma longevo non è facilissimo come cosa. È longevo, ce l'abbiamo fatta, sembra. Buttiamolo fuori, ormai facciamo anche quello sopra. Perfetto. La dovremmo aver fatta a prendere anche il bonus. Assegniamo gli scienziati così lavorano. E abbiamo rifinito i soldi, ragazzi. Abbiamo una capacità di finire i soldi stratosferica. Ok? Libera. Perfetto. E libera anche l'altro. Dai, 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 40 secondi. Veloce a uscire. Veloce, 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 veloce. Tu sei quello longevo? Non penso. Dai. Apriti. Sì. No. Perché non mi ha dato l'obiettivo? Ragazzi, l'avevamo fatto. L'avevamo fatto. Ci ha scammati alla grande. Ah no, ce l'ha dato adesso. Ok.
Mi fa piacere vedere che portare a termine queste missioni ti sta a cuore quanto gestire i dinosauri. In fondo, le due cose vanno a braccetto. Pensavo ci avesse scammato, giuro. Pensavo ci avesse scammato. Guardando la situazione, vedo che l'unico problema è i trasporti e poi dovremmo cominciare a fare i carnivori in questa zona. Questa qua è la zona che voglio adattare per i carnivori, ragazzi. Ci saranno 1, 2, 3, forse anche 4 gabbiette qui. E poi, come dicevo, volatili e laguna qua davanti. Però un problema che si sta creando è quello dei trasporti prima ancora di andare avanti. Intanto abbiamo sbloccato qua un vano che è cura più economica e trattamento più veloce. Vai, trattamento più veloce, così sono più operativi. Ed è il momento di andare a fare un sistema di monorotaia. Ora cerchiamo di capire un po' come organizzare il tutto. Che qua deve fare un po' dei giretti strani, tipo una torre la dovremmo mettere qui. Una secondo me qui all'entrata di fronte a questo e un'altra sicuramente si deve mettere qua nella zona carnivori. Ok, questo qua è il percorso attuale della monorotaia. Abbiamo la zona al centro, poi qua si va dagli erbivori e da questo lato dai carnivori. Sembra tutto organizzato abbastanza bene. Vediamo se sì, piace anche ai visitatori. Ho visto che hanno un problema per quanto riguarda gli alloggi. Allora, bisognerebbe ricercare l'hotel grande, ma al momento ci accontentiamo di un altro hotel piccolo, magari da mettere in questa zona qui. Sotto la monorotaia, tanto ormai anche l'altro è qua sotto, quindi sti cavoli. Continui a migliorare il parco. Grazie. Ed è un bonus per tutti noi, me incluso. Ah, anche per te, ovviamente. Questo non buono, non buono, non buono. Il freddo è pericoloso per i veicoli delle MP e della squadra del guardiano. Provocherà blocchi al motore e deterioramento della condizione. Va bene. Tempesta di neve, vediamo che succede durante questa tempesta. Poi volevo cambiare qua tutte le gabbie, però non posso farlo adesso. Che succede? Vedo che hai un nuovo obiettivo. Perché non lo leggi? Aumenta l'interesse per il parco. Questo qua mi piace. Non so se ce la facciamo oppure no. Vai. Però non durante una tempesta. La storia della mia vita questa è. Potrebbe essere il momento perfetto per fare questi piccoletti. Facciamo nei due lotti. Questi li facciamo così. Gli facciamo subito una gabbia. Speriamo che la tempesta intanto non faccia danno. Abbiamo ovviamente livello 5. Li mettiamo in questo angolino in punizione. Ok ragazzi, abbiamo cambiato tutte le recinzioni, è il momento di liberare i nostri tre cucciolotti che avevamo qui. Stiamo ricercando altri carnivori e adesso abbiamo sbloccato il tour, quindi faremo un tour in girosfera per quanto riguarda gli erbivori. Pensavo di farne uno in auto per quanto riguarda i carnivori. Potremmo fare cominciare il tour della girosfera, ma allora il tour lo posso fare cominciare pure fuori e poi entra dentro, però l'ho sempre fatto così e sinceramente mi piace così. Quindi, tour in girosfera parte qua,
Lo colleghiamo alla strada. Perfetto. E gli facciamo il binario. So che devo collegarci il percorso. Ok, qualche fotina. 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 Ok. Il tour. Un veicolo ogni 50 pure senza orario. Facciamo questo in giro. Messaggio urgente, che succede? Dinosauri in video, utilizza l'evento sulla mappa spedizioni. Fortuna scadrà per... No, accettiamo l'opportunità. Accettiamo subito l'opportunità, andiamo a catturare direttamente il dinosauro già pronto, perché lasciarlo lì? Ok. Uno degli obiettivi che ho io è quello di andare a sbloccare lo Spinosaurus. Queste qua saranno le prossime ricerche che farò. Che potremmo fare? Tour Giurassico. Qui. Un'altra tempesta di neve. E quando mai? Pure una trasmissione? L'hanno catturati su 5? 4? Ok. Devo capire un po' le loro scelte di vita, no? Però proverei intanto a metterli in questa zona. Poi speriamo che non succedano problemi. Sta finendo la benzina un po' in tutti i posti. Abbiamo un posto senza elettricità, sarà sicuramente da quel lato. Questo Uranosaurus è più nelle mie corde. Il suo nome viene dalla parola araba per coraggio, uno dei Prima di miei tratti fuggire. distintivi. È un dinosauro di poche pretese, vuole solo un posto comodo in cui mangiare e riposare ed essere lasciato in pace. Ti ricorda qualcuno? Un sacco di dinosauri feriti, ragazzi. Mamma mia. Per l'ipotermia. Ma come faccio a scaldare i dinosauri? Cioè, gli metto le stufe. Gli metto l'idromassaggio caldo, non lo so. Andiamo. Pure da lui devo andare. Oh, pure da lui devo andare. Facciamo subito. Vai. Chi te cura? No. Te cura lo scontento, dai. Non c'è il rompe i maroni. Tu. Altra malattia. Ora però state rompendo veramente i maroni. Datemi il tempo. Consegna la struttura. Te cura lui. La prima volta che ho fissato le fauci di un T-Rex, sapevo che niente più sarebbe stato lo stesso e che non posso mai smettere di imparare perché Vendi neanche dinosauri che questi animali lo suscitano fanno. troppo Ed è qui che interesse. entra Sono in curioso di gioco il questo. prossimo obiettivo. Più cose sappiamo, più possiamo essere Voglio vendere. fortunati. Nel frattempo stavo sistemando, ragazzi, il tour. Anche per quanto riguarda i carnivori. Guardate che bellino. Tanto abbiamo curato qua il cucciolo. Possiamo riportarlo a casa. Vendi dinosauri che suscitano interesse. Boh, proviamo a fare un po' di dinosauri. Vediamo che succede. Ancora messo un po' maluccio. Facciamo un po' di questi. Stiamo facendo un po' di dinosauri da vendere per la sfida.
Vai così. Ok, addormentiamo i cucciolotti. Nel frattempo cominciamo le ricerche degli pterodattili. Ok. E pronti alla vendita. Uno, due, tre. Vediamo quanto ci rivalutano. Vendi dinosauri. Raccolta risorsa. Vediamo. 28 su 250, come vedete in basso a destra per l'obiettivo. Vediamo quanto arriva. Oh, buono, buono. Liberiamo anche loro. Secondo me loro valgono di più. Assolutamente. Mamma mia che sono belli. Troppo belli, ragazzi. Si vende. Secondo me con questo dovremmo arrivarci. Oh, continuano a morire gli istituti minimus, me li vendo allora. Imposto attività extra. Che cavolo, ne faccio un altro po' pure. Trasporto in corso. Aspetta, modifichiamoli prima. Meno male che erano robusti. Bene, questi li facciamo al volo. Bene, ottimo lavoro. Ottimo. Continuiamo così, con dedizione e tenacia. Escono sempre tutti agitati questi. Non so perché, ragazzi, super agitati. Veramente, veramente troppo agitati, però vabbè. Ti piace leggere? Hai voglia di qualcosa di nuovo? Allora questo obiettivo è tutto per te. Vogliamo che i nostri ospiti si sentano a casa in questo parco. Magari è più chiassoso che a casa loro e forse dovranno chiudere a chiave, ma insomma, hai capito, no? In teoria il tour del parco già ce l'ho. Quindi, cioè, posso imbrogliare facendo così, guardate. Vediamo se mi fa imbrogliare in questo modo. Sono morti due disauretti. No, aspetta, così demolisco tutta la città. In viaggio per la raccolta. Due dinosauri. Vabbè, sono sempre quelli. Vediamo se abbiamo imbrogliato per il tour. Non vorrei che me l'ha tolto completamente tu. Boh. Lo scopriremo adesso. Sì, me l'ha tolto proprio tutto, ragazzi. No. Porca miseria, se parlo prima lo facevo diversamente. Vabbè. Allora. Rifacciamolo. Ah, no, no. Ok, ok. Ha. Ottime notizie, l'ultimo obiettivo è stato completato. La senti questa sensazione? È la soddisfazione di un lavoro portato a termine. Non stanca mai, fidati. Ok. E abbiamo fregato il sistema. Un altro messaggio urgente. Che è successo? Accetta un'enorme somma di denaro per il dinosauro più popolare e prezioso del parco. 15 milioni. Qual è secondo voi il dinosauro più prestigioso? Accettiamo. Ok.
Che dinosauro ho perso? Non lo so, però c'ho 15 milioni. Mostra fossili. La madonna, guarda quanta roba abbiamo trovato. Iniziamo a vendere tutti i minerali trovati. E resta tutto dello spinosauro. 2 da 8 si comincia. Ok, dovremmo essere abbastanza veloci. Mamma mia, che bello. Quanto costa secondo voi? Valle della Mo, lo voglio giallo. Se a modo posso risolvere le altre cose. Ok, questo qua richiede la ricerca, lo posso fare. E l'altro qual era il problema? Aspetta, che magari ce la possiamo fare. Questo, tolleranza. Ok, si può fare anche questo. Ottimo. Li facciamo al volo tutte e due. Qua il lotto è pronto. Aggressivo e intollerante, vabbè, immaginavamo. Ok, e qua aggressivo e basso. Qui non ce la facciamo. Intanto prepariamo l'altro e mandiamo gli altri scienziati a riposare. Abbiamo un po' stressati un po' tutti. Abbiamo fatti lavorare veramente. Dovremmo raggiungere velocemente questo qua l'obiettivo della svendita. Il tempo qua ci vorrà qualche minuto. La risorsa è in viaggio. Ok. Cercherò di essere rapido. Fatto, ma ancora guardate quanti ne stanno andando via. Il tuo lavoro è fondamentale per la nostra missione e finora te la sei cavata egregiamente. Ne terrò conto. Abbiamo appena sconfitto una tempesta e vi sto per liberare il bellissimo Spinosauro. Mamma mia, che cattivone. Devo ammetterlo, questo dinosauro è davvero impressionante. Lo Spinosaurus è forse il più grande tra i carnivori. Non che rischierei mai di avvicinarmi abbastanza da poterlo confermare di persona. Ci sei tu per questo? Ah, ovvio, ovvio. Bisogna della mangiatoia per piscivori. Subito facciamoglielo al volo. Nel frattempo lo spostiamo nella sua gabbietta, sperando che gli stia bene. Che l'hanno addormentato, sembra più morto che vivo. In viaggio per la raccolta della risorsa. Gli mettiamo la mangiatoia. Ok, so che ha bisogno di foresta. C'è un altro pronto a uscire. Lo facciamo uscire pure. Vai. C'è un altro spinosauro. Questo è di un altro colore. Che sembrano molto simili. Questo è più sul giallo. Che bello, mamma mia. Che bello. Ragazzi, veramente, veramente bello. Andiamo dall'altro e speriamo che non si scannino a vicenda. Se no, casomai, li vendiamo. Bisogno di molta acqua, per il resto ci siamo su tutto. Possiamo aumentare qua un po' l'acqua. Ecco perché qui. 5 stelle. 5 stelle! Abbiamo giocato veramente tanto, ragazzi. Dinosauri, ma un parco eccezionale dove i visitatori possono vederli. Grazie a te e al tuo gioco di squadra. La mia squadra. Siamo riusciti a fare le 5 stelle senza né voliera né la laguna. E questo mi è dispiaciuto molto. Io ormai l'acqua qua gliela devo mettere. L'acqua. Okay. Ebbene sì, picciotti, anche per questa avventura è tutto. Fatemi sapere se la prossima volta volete una sfida in particolare
in particolare, oppure se volete che alziamo l'asticella di difficoltà, perché abbiamo rischiato tante volte di finire in bancarotta in questa modalità sfida, veramente super divertente. La prossima volta ci concentreremo di più su lagune e volatili. Che ne dite? Fatemi sapere quali sono i vostri dinosauri preferiti. Se volete che li sblocchiamo obbligatoriamente nei prossimi parchi, se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, un commento al video, iscrivetevi al canale, seguitemi in tutti i link che trovate in descrizione. Ci vediamo al prossimo video!